Ma lui si è entrato, ha dato una scossa, non c'è anche il mister anche cercare la profondità, ha dato vivacità, si è detto in un momento non facile, ma in un secondo tempo migliore da parte della squadra. Sì, diciamo nel secondo tempo abbiamo iniziato a giocare un po' di più la palla, abbiamo creato molto di più e abbiamo meritato di fare il pareggio. Secondo me l'approccio alla gara è stato buono. Mi ricordo qualche palla gol subito all'inizio e se riusciamo a fare gol là forse è completamente un'altra partita. Poi loro sono andati in vantaggio su un errore nostro e poi sono messi dietro ed era molto difficile a creare opportunità. Il lato positivo è che appunto siamo riusciti a trovare il pareggio e poi con un po' di fortuna potevamo ancora portare a casa la vittoria. Però secondo me, anche se fino adesso la vittoria non è ancora arrivata, siamo sulla strada giusta. C'è giusto l'approccio, però anche lui si diceva dobbiamo renderci conto di cercare di sfruttare al meglio le nostre qualità, perché magari gli altri hanno qualcosa in più in alcuni elementi rispetto a noi e dobbiamo essere bravi a aspettare e anche a sfruttare queste qualità, cosa che parzialmente si è riuscito a fare nel secondo tempo in generale. C'è ancora un pensiero di dire ma siamo là in alto, un po' un pensiero da primi della classe, ecco, questo. Ma secondo me è normale, siamo ancora all'inizio stagione, abbiamo un allenatore nuovo, tanti giocatori nuovi, per quello ci vuole un po' di tempo per trovare la giusta, per trovarci un po' di più. Poi secondo me arriviamo sempre bene fino ad altri quarti loro e poi ci manca ancora qualcosa, un po' di determinazione, un po' di cattiveria in più e l'ultimo passaggio, però non mi ricordo tante occasioni da parte loro tranne un paio di partenze, per quello è stato anche difficile giocare su un campo così e per quello. Certo, possiamo fare molto meglio, però come già detto dobbiamo continuare così.